Ok, ci siamo. Buongiorno, oggi videoconferenza istituzionale con noi il direttore esecutivo dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Giovanni Bastianelli. Benvenuto direttore, grazie per aver accettato il mio invito. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, intanto partiamo un po' dai convenevoli, come ha passato il lockdown, come sta lei personalmente? No, no, tutto bene, tutto bene. Lockdown, come tutti, siamo stati molto lisi al nostro dovere, siamo stati in casa, siamo usciti poco perché la situazione, diciamo, era questa e devo dire, insomma, che anche nel lavoro, ecco, ho scoperto una cosa, che stare a casa si lavora di più, ecco, questa è l'unica novità, è la cosa È un dato particolare. comune per tutti, penso. Abbiamo iniziato con lo smart working e effettivamente durante il giorno lavoriamo anche 18 ore al giorno. Diciamo, in situazione normale non lo consiglio, poi dopo per il resto va bene Certo. così. Allora, per chi non è un addetto ai lavori, vogliamo spiegare brevemente che cos'è ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, che è un ente del governo, e quali sono le sue funzioni. Sì, ENIT è un ente pubblico economico, così è definito. Ha un ministero vigilante che è il MIBAC adesso. Fino a un anno fa era il MIPAF, diciamo, questo per dire che è un, diciamo, un ramo di chi è preposto a livello governativo a seguire il turismo. E abbiamo in questo momento 28 sedi in tutto il mondo e diciamo, l'anno scorso l'ENIT ha compiuto 100 anni, perciò è un ente che c'è da tanto tempo, è uno degli enti del turismo più antichi al mondo. Ha avuto una riforma importante nel 2015, quando appunto è passato da ente pubblico a pubblico economico, ma anche la riforma, diciamo, molto importante è stata quella che tutti i dipendenti di Enit, che prima erano dipendenti pubblici, sono praticamente hanno dovuto scegliere se rimanere in Enit col contratto di tipo privatistico, se noi abbiamo un contratto del turismo oppure di seguire come dipendenti pubblici altri enti. Perciò l'Enit si è rinnovato completamente e quindi abbiamo tutti i dipendenti col contratto di tipo pubblico, col contratto di tipo privatistico. Questo è importante e c'è stato perciò un rinnovamento profondo. All'estero 28 sedi. Già lì i dipendenti avevano un contratto locale e perciò non erano come era una volta Enit dipendenti. E dico queste cose perché magari non No, tutti no, è hanno avuto importante. modo di Ci sono tanti saperlo. addetti ai lavori che ascoltano, ma vogliono magari sapere, anche chi non è un addetto ai lavori, giustamente ha bisogno di conoscere Sì, queste diciamo, all'estero invece i dipendenti erano già col contratto di tipo locale e perciò non erano, per dirla, italiani che erano in missione o in trasferta all'estero, ma già da qualche anno erano dipendenti tutto col contratto locale. Quindi noi abbiamo in questo momento una cosa. Abbiamo una cinquantina di dipendenti a Roma e dai 70 agli 80 in tutte le sedi all'estero. Per fare un esempio, abbiamo un terzo dei dipendenti che ha l'ente del turismo spagnolo e quello francese, insomma, siamo a questi livelli. Perciò Certo. questo rinnovamento ha aumentato la produttività, diciamo. Voi gestite anche il sito italia.it, giusto? Sì, questo è stato spostato di competenza proprio in questa riforma. L'Enit lo gestisce da quel momento, e prima invece non era in Enit. Benissimo. Ieri è stato firmato il DPCM dal presidente Mattarella. Quali sono i punti fondamentali di questo decreto riguardo al turismo? Se io posso parlare di quello della promozione, è Certo. previsto. Tanto sono stati stanziati 5 miliardi, giusto? E per il turismo, quanti ne sono stati stanziati a favore di Enit per poter Ma promuovere il brand Italia? più che 5 miliardi, diciamo che tutto questo dovrà sviluppare quell'ammontare tra credito d'impresa e tutto il resto, diciamo, per la promozione, diciamo, l'Enit ha già il suo, diciamo, finanziamento, che è quello triennale che è previsto nella finanziaria di ogni anno, e quindi, diciamo, aggiunto a questo, lì sono previsti
A livello generale Italia per il Made in Italy sono previsti con il Ministero con degli esteri insieme all'ICE, voglio dire 150 milioni per la promozione del Made in Italy e lì sicuramente ci sarà anche il turismo, ma mentre diciamo direttamente al Ministero del Turismo, visto che sono 20 milioni per una campagna da fare Italia su Italia, che è la più urgente perché poi ormai è Per cui è chiaro. estesa sul territorio nazionale, 20 milioni, Sì, giusto? ormai è chiaro che ormai ci muoveremo prima all'interno dell'Italia e poi fuori. Benissimo. Lei ha già i dati relativi al fatturato perso dal settore turistico in questo periodo di lockdown rispetto allo scorso anno? Noi abbiamo, diciamo, come Enit, una cosa che abbiamo fatto subito, abbiamo programmato subito, progettato, poi adesso realizzato, è questo cruscotto che ci dà un po' di informazioni a livello internazionale su com'è l'andamento rispetto all'anno precedente e quali sono le proiezioni anche future, se le cose vanno avanti così. Perciò è aggiornato ogni 15 giorni, noi emettiamo un bollettino e usciremo col secondo domani, perché usciamo il giovedì, che è pubblicato sul nostro sito ed è pubblico. E diciamo, noi adesso dei dati in tempo reale naturalmente non ci possono essere perché parliamo di fatturare. Poi questo è un po' un momento particolare perché noi stiamo parlando di come si sta riprendendo, qual è la velocità a cui stiamo fatturando. Noi purtroppo sono passati 2 mesi all'improvviso di chiusura totale, a frontiere chiuse, senza gli aerei che volavano, perciò voglio dire, del tempo. Ecco, però abbiamo una situazione in questo momento, diciamo, le posso dire invece a livello aeroportuale, perciò sui voli, vuol dire, scusa, sul turismo internazionale, che se le cose vanno così, vanno avanti così, abbiamo un impatto negativo come media calcolato alla fine dell'anno che può essere vuol dire, che si indicano mediamente sul 49% per il turismo straniero in Italia, che è indicato sui 21 miliardi per quanto riguarda la spesa degli stranieri in Italia, una diminuzione del turismo italiano in Italia del 31% e una diminuzione di 43 di 44 miliardi circa per quanto riguarda le entrate turistiche in Italia. Se le cose però vanno così, queste sono proiezioni che poi ci dicono adesso a seconda, diciamo, dell'apertura e della ripresa. Perciò Sì. se adesso le ultime notizie e se le cose vanno, vuol dire come noi tutti speriamo che possano continuare così, è un conto, se magari ci sono e perciò questo decremento naturalmente diminuirà, se le cose invece stanno così, dovrebbe essere questa la proiezione che ci dà il 2023 per il turismo internazionale come l'anno in cui torneremo a regime, cioè a livelli del 2019, e ci dà invece il 2021-22 per il turismo interno, diciamo per il ritorno a quello che eravamo nel 2019. Diciamo che sembra un dato drammatico, questo è preoccupante, però il turismo lo è, effettivamente lo è, però la velocità con cui viene ipotizzata la ripresa è molto forte perché dobbiamo pensare che qui non siamo in una crisi di qualche punto o di per qualcosa che è successo, non siamo di fronte a un momento che deriva da un attentato terroristico o diciamo un singolo episodio. Qui si è bloccato improvvisamente tutto e perciò siamo passati da a zero in un paese come il C'è nostro tanta che si titubanza da parte dei turisti, sia italiani verso l'Italia e comunque dall'estero a venire in Italia. Ora, dal 3 di giugno si dovrebbero aprire i confini nazionali, no? Per la libera circolazione verso anche i paesi europei. Però si dice che l'Austria e la Germania stiano organizzando dei corridoi per i propri cittadini per andare in Croazia e in Slovenia. Lei sa qualcosa in merito oppure sono paure infondate? No, noi stiamo naturalmente monitorando queste che sono, questo però che in particolare che lei ha detto è proprio una cosa infondata, nel senso che sicuramente ci sono paesi che hanno cercato di forzare un po' la situazione per quanto riguarda il flusso di turisti, soprattutto dalla Germania,
e che sono poi il bacino più importante che c'è in questo, che c'è in Europa, anche per noi, e proponendo queste soluzioni che però adesso sono tornate indietro perché, diciamo, è notizia ormai sicura che se ci sarà un'apertura da parte dei paesi come la Germania o anche altri verso l'andare in vacanza, lo sarà vuol dire per tutti i paesi. Per tutti i paesi europei, se non altro, e non solo, diciamo, privilegiando certe destinazioni. D'altra parte era impensabile, anche perché se, no, qui non dobbiamo ragionare come una teoria dei flussi, nel senso che se io tappo un buco vanno tutte a finire dall'altra parte, quando un turista sceglie dove andare, ha dei criteri che vanno al di là da quello di dove è aperto vado, se no non vado. Cioè, qui stiamo parlando di Italia, di Spagna, di paesi che non sono paragonabili agli altri che ha citato lei, Assolutamente. sono, i volumi sono completamente, fortunatamente sono completamente diversi, insomma, situazioni diverse. Ecco, è possibile che mancheranno però gli stranieri provenienti dai paesi extraeuropei, Beh, America, quello Giappone o diciamo, Cina. allora, l'atteggiamento Soprattutto da me. per le località turistiche, diciamo, con patrimoni culturali come possono essere le città d'arte, no? Roma, Venezia, Firenze, Verona, eccetera, potrebbero avere un calo repentino di arrivi dall'estero. Beh, il calo diciamo già c'è perché adesso siamo a zero. Sicuramente qui dobbiamo ragionare pensando che non, quando riprenderemo non sarà come girare la chiave e mettere in moto la macchina e riparte tutto come era diciamo prima del coronavirus. Qui la ripresa sarà lenta anche perché deve riprendere tutto un meccanismo diciamo logistico e infrastrutturale che non partirà al 100% improvvisamente, penso ai voli aerei che riprenderanno piano piano, poi ci sono delle limitazioni di capienza di aereo, ma poi insomma, ormai è chiaro che sarà così, e poi dipende dalla politica degli altri paesi e anche dall'incidenza di questa pandemia nei vari paesi, anche come tempi. Adesso per esempio è impensabile, purtroppo, pensare a un mercato come quello degli Stati Uniti che negli ultimi anni è cresciuto verso l'Italia in doppia cifra abbondante e che naturalmente sappiamo già che fino almeno all'autunno non ricomincerà a viaggiare. Quindi diciamo, questi spostamenti di massa a cui eravamo abituati negli ultimi anni dovremo attendere un po' prima che si riverificano. Per quanto riguarda l'Europa, anche qui dipende moltissimo dalle politiche dei singoli paesi, perché è vero che possono riaprire le frontiere, ma non è detto che poi i turisti abbiano la forza, diciamo, psicologica tutti di riaffrontare, diciamo, e anche pratica, vuol dire perché questo momento colpisce anche le risorse economiche delle persone e anche le prospettive di lavoro futuro, perciò è un momento complesso, però diciamo l'importante è ripartire, è importante per le nostre aziende, è importante per tutte le aziende diciamo del mondo, il turismo è un settore economico diciamo così importante, ma soprattutto anche in Italia sono 4 milioni circa i lavoratori che direttamente o indirettamente lavorano grazie al turismo, perciò dobbiamo sperare in questo. Ecco, c'è un settore a noi particolarmente caro, è quello delle fiere e degli eventi. Quando pensa che si potrà ripartire? Avete dei dati su questo, sulla base appunto anche di come sarà la ripresa verso settembre, ottobre? Si Ma potrà guardi, comunque ricominciare a fare convegni, fiere, non so, c'è quella del vino, il Salone Nautico di Genova. Ci sono tante fiere che si possono fare che sono state spostate, il Salone del Mobile a Milano, ad esempio. guardi, su questo io diciamo, le parlo a livello personale, ma anche diciamo, da quello che sono le impressioni che si sentono un po' in tutto il mondo. Chiaramente questo settore che lei dice, siccome prevede comunque assembramenti e più persone insieme in un unico luogo, è chiaro che ripartirà successivamente agli altri tipi di turismo diciamo, e subito dopo il leisure. Prima a logica, vuol dire ripartirà il turismo con turisti ad alta capacità di spesa, poi diciamo, quello, vuol dire, quello più
di quantità e diciamo questo che del congressuale soprattutto è un pochino dopo, non quello di affari, perché quello di affari si muove a livello, anzi questo sarà uno dei primi a ripartire, perché si muove più a livello diciamo individuale. Quando si potrà riprendere questo non lo so, però diciamo io credo che questo momento diciamo, che stiamo attraversando dal punto di vista turistico, dell'impatto che avrà, sarà un impatto importante e anche profondo, nel senso che cambierà le abitudini dei turisti e quindi se cambia l'abitudine dei turisti cambierà per forza le abitudini anche degli imprenditori, lo deve cambiare. Perciò qui il tema fondamentale è il cambio delle abitudini. E sbagliamo se stiamo fermi ad aspettare che le cose ritornino come prima. Dobbiamo anche fare un'operazione di cambiamento delle nostre abitudini nella programmazione del turismo e anche nell'attività imprenditoriale, pensando a che le cose siano cambiate veramente del tutto. Poi facciamo sempre in tempo a tornare come eravamo prima, è facile, ma se noi tardiamo a ripartire. E quello sarà un problema, perché dobbiamo, la ripartenza, il momento della ripartenza è il momento più importante, come in tutte le cose, cioè quando l'importante da un momento di quando si è fermi è la velocità, la potenza con la quale si riesce a ripartire. Quindi dobbiamo stare molto attenti a questo, osservare molto bene quello che succede nel mondo. Noi questo diciamo alle nostre sedi all'estero, in questa fase lo stiamo dicendo con forza, cioè di stare attenti a quello che succede intorno a loro nel mondo delle imprese, perché non dobbiamo avere l'atteggiamento di quelli che ne sanno più degli altri sempre e dobbiamo vedere quello che succede, perché nel turismo questa cosa inciderà, perché un conto è esportare un prodotto e un conto è esportare turismo. Se io esporto turismo lo devo portare nella destinazione. Se esporto un prodotto, sposto il prodotto alla destinazione. Quindi è molto diverso. Qui perciò entrano dentro dei fattori che sono fattori molto diversi da quelli della produzione, e perciò quello psicologico della persona che deve venire da noi ha una rilevanza fortissima. Quello che sta a casa ad aspettare un prodotto, anche se prodotto da noi, voglio dire, poi lo riceve in casa, è tutto un altro atteggiamento. Quindi su questo nel turismo va trattato, e noi cerchiamo di insistere su questo, va trattato in maniera completamente diversa da quello del mondo della produzione. Benissimo. C'è nelle ultime ore una polemica politica, si parla di nuove poltrone nel direttivo di Elite. Mi sa dire qualcosa di preciso sotto questo aspetto? Ma guardi, su questo io naturalmente non posso parlare, ma a parte che non lo so Io proprio. faccio un po' l'avvocato del Però, diavolo, ma... no, però nel senso che non lo so proprio, però le devo dire che rispetto a quando è uscita questa critica al fatto del patto di fiducia, perché si aumentava il consiglio da 3 a 5, questo non vale più perché nel decreto uscito ieri sera sono solo 3 i componenti del consiglio. Quindi questa critica che era stata fatta alla bozza del decreto, oppure dal decreto che era passato il Consiglio dei Ministri, rispetto a quello che è andato alla firma del Presidente della Repubblica, c'è questa variazione, cioè si ritorna a 3, quindi questo commento non esiste più. Benissimo. Che estate sarà? Ecco, quando si potrà tornare a vivere la vacanza nella maniera ottimale? Guardi, io credo che siamo in una situazione dove la politica turistica che si vuole attuare sul territorio oppure da parte delle imprese è, diciamo, importante, ma relativamente. Qui siamo in mezzo a problemi che sono strutturali, sono problemi che non dipendono da noi, completamente da noi, a parte il farsi trovare pronto, e questo è assolutamente fondamentale. In realtà, io credo che, non, come ho detto prima, non conta solo dire ci si può muovere, a parte che adesso ancora non ci possiamo muovere se non all'interno della propria regione. Quando ci si muoverà e quando si potrà, non è detto che poi la tendenza delle persone sia quella di spostarsi con facilità. Quindi qui dipende da tante cose e dipende anche, diciamo, in che situazione verranno messe anche vuol dire, saranno le imprese italiane,
e diciamo che in questo momento naturalmente è inutile dirlo, ma stanno soffrendo e devono fare delle scelte importanti. E il turismo e tutto il mondo del ricettivo, bisogna sempre ripeterlo, non ha magazzino, perciò una volta che io ho aperto, ho dei costi fissi importanti e non posso mettere in magazzino la camera che non ho venduto oggi, quindi quando si parte gli imprenditori giustamente fanno dei ragionamenti molto precisi per il loro conto economico e per il loro futuro. Quindi dire quando si tornerà a regime, come si partirà è molto difficile, dipende da una politica generale del mondo e dei turisti, ma dipende anche dalle politiche singole delle imprese. Ecco, sicuramente però la vacanza si farà in Italia. Ma diciamo che tutti i paesi stanno ragionando così, nel senso che ogni paese naturalmente parte dal presupposto che verrà prima la possibilità di andare in vacanza all'interno del proprio paese. E questo però lo fanno tutti. E questo diciamo lo si fa per una serie di motivi. Uno, e questo qui è un obbligo, perché se le frontiere sono chiuse, diciamo che bisogna cominciare dall'Italia. L'altro è che i paesi, giustamente, per la propria bilancia dei pagamenti, voglio dire, hanno tendenza a andare a sostituire quei flussi turistici che non verranno dall'estero con dei flussi interni che non andranno all'estero. Perciò, però, non è così facile e poi naturalmente non è la stessa cosa, perché per esempio, su alcuni settori non è uguale avere un turista a bassa capacità di spesa oppure quello ad alta capacità di spesa con delle caratteristiche particolari. Ci sono degli operatori turistici molto specializzati sia nell'intermediazione che nel ricettivo e anche nella ristorazione. Quindi, voglio dire, non è che un turismo può sostituire un altro. Cioè sarà un cambiamento profondo anche nel prodotto. E l'Italia non deve solo aumentare di qualche punto la percentuale di turisti che c'è in questo momento, ma deve tornare a quel mezzo miliardo di presenze annuali, e perciò vuol dire stiamo parlando di un'impresa importante che deve avere lo sforzo di tutti. È vero che come noi ce l'hanno anche gli altri paesi, però insomma rimettere in moto questa cosa non sarà una cosa da poco. Quindi va bene questo spostamento di turisti italiani, ecco, però da noi già siamo concentrati sul ritornare a promuovere l'Italia all'estero ed accogliere i turisti stranieri che, come tutti sapete, in Italia pesano per il 50% dell'intero turismo, l'altro 50% è fatto da turismo interno, però il 50% di stranieri importanti, in lingua tedesca sono più del 30%, e poi insomma c'è gli Stati Uniti, che come detto prima, e la Francia, che e tutti gli altri paesi che sono numeri importanti, e per noi diciamo l'Italia vive su questo. Benissimo, vuole aggiungere qualcosa, direttore? No, io nel senso che questo, secondo me, qui c'è sempre, d'altra parte, tutti mi chiedono queste cose perché è giusto che sia così. Qui bisogna avere un mix tra l'ottimismo e l'entusiasmo, perché stiamo facendo una cosa, questo settore oltre che bellissimo, anche importante per il paese, e diciamo è quello della prudenza, perché poi dopo dobbiamo stare anche molto attenti che si riparta. È meglio ripartire piano che dover tornare indietro. E una cosa però di ottimismo che si può dire sempre è che il turismo è l'unico settore che non ha i problemi di domanda, non avrà problemi di domanda quando tutto finirà. Noi sappiamo già che la gente nel mondo ricomincerà a muoversi, e una volta passata questa cosa, anche con molto più entusiasmo di prima. Quindi non avremo un problema di domanda turistica. Dobbiamo essere bravi noi a intercettare, a riprendere il ritmo di quello che eravamo prima e anche meglio. Quindi questo è, devo dire, e non tutti i settori sono così, non tutti sono sicuri che alla fine di questa cosa, vuol dire, potranno rifatturare e riessere quelli che erano prima. Il turismo invece noi sappiamo che, finita questa cosa, sicuramente ripartirà ancora più forte di prima. Benissimo. Io allora ringrazio il direttore esecutivo dell'ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, Giovanni Bastianelli. Lo invito ancora 2 minuti a rimanere in linea non appena usciamo da questa diretta. Io do appuntamento per quanto riguarda un'altra videoconferenza istituzionale domani pomeriggio.
Saluto tutti i nostri ospiti e amici di Facebook che ci hanno osservato. Alla prossima puntata. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie a tutti.